Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione del piazzale del monumento dedicato al carabiniere, medaglia d'oro al valor militare Fortunato Arena, che il 12 febbraio del 1992 fu colpito a morte da pericolosi malviventi mentre era in servizio a Faiano insieme al collega Claudio Pezzuto. A partecipare all'inaugurazione la moglie del carabiniere Angela Lampasona e numerose autorità civili, religiose e militari, fra cui il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, colonnello Antonino Neosi, il maggiore della compagnia di battipaglia Eric Fasolino ed il sindaco facente funzioni di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola. È un momento importantissimo sia per la nostra comunità sia per l'inaugurazione della nuova piazza che abbiamo ovviamente stamattina inauguriamo e abbiamo realizzato l'intera amministrazione Lamberti che insieme abbiamo deciso poi nell'intitolazione sia della piazza e del monumento al nostro eroe carabiniere Fortunato Arena, che ben sapete tutti la storia del 12 febbraio del 1992 dove ha visto coinvolto lui e il carabiniere Claudio Pezzuto, una giornata da dimenticare purtroppo, però soprattutto in questo momento la parte della nostra amministrazione è vicino alla legalità e non solo, vicino a tutte le forze dell'ordine che costantemente operano sul nostro territorio con le mille difficoltà. Per questo ritengo doveroso e importantissimo evento nel ringraziare soprattutto i carabinieri che operano sul nostro territorio proprio in virtù al senso di amor di patria e sacrificio. Per il proprio territorio, in virtù alla legalità.